c'è l'attacco dei blu, siamo sempre 2-0, 2-0 per la squadra dei blu. C'è stato anche un cambio per i gialli, è andato a rinforzare un po' la squadra dei gialli, mi sembra Guerrise, gioca sulla sinistra. Attenzione, un'azione d'attacco dei gialli, ho problemi sulla telecamera, vi chiedo scusa se mi è sfuggita questa azione. Attenzione, un tiro dalla distanza di Cerra, ci sembra che Perri ha fatto un volo dei suoi, ancora in grande forma il cinquantenne Perri. Calcio d'angolo, c'è Paola. La palla arriva adesso. Ecco, abbiamo un po' sistemato la telecamera, chiedo scusa. L'arbitro fischia un fallo su Vatalaro per un fallo sul Leone. La palla arriva a Pino Scalise, scarica per Pileggi. Siamo nel primo minuto e mezzo del secondo tempo, sempre 2-0 per i blu. Il lancio di Cerra, attenzione, cicca il pallone Gigliotti, era arrivata Guerrise. L'arbitro ha fermato il gioco, Gigliotti, Morello, Morello per Palmieri, rincorso da Cerra, attenzione, anticipato, poi commette fallo Palmieri, una volta sottratto il pallone, batte subito Mazzocca per Guerrise, la sponda per Curcio, abbiamo finalmente trovato i cognomi dei giocatori in campo che nel primo tempo non erano distinta. Allora attaccante numero 13 dei gialli è Curcio, un'altra gloria, attenzione, Vatalaro in fuorigioco, l'arbitro non guarda il guardaline che aveva alzato la bandierina e poi il numero 7 dei gialli è Augusto. Attenzione, sulla destra c'è Augusto, proprio arriva Guerrise su questa palla lisciata da Curcio. Guerrise 2-1, accorcia le distanze. Guerrise giocava con i blu nel primo tempo, è passato con i gialli a dare una mano all'attacco dei gialli un po' in difficoltà. Si sono fatte le squadre un po' amichevoli, logicamente poi un po' di equilibrio che può mancare. Si viene a vedere nella pausa del primo tempo. Guerrise è andato a dare una mano ai gialli, 2-1, proprio al terzo minuto del secondo tempo. Terzo minuto e mezzo, secondo tempo, i gialli accorciano le distanze con Guerrise. L'arbitro fischia, si ritorna a giocare. Morello riceve da Palmieri. E il numero 18 era il professor Leone. Eusebio, il grande maratoneta amatoriale che lo vediamo alle ore di pranzo, che sta sempre lì a correre chilometri e chilometri. Vedete com'è snello fisicamente. Paola, Pino Scalise per Cerra, uno dei migliori dei gialli. Cerra allarga il gioco per Pileggi, un po' ha abbandonato la condizione fisica, sennò anche lui ha dei buoni numeri con il pallone. Augusto lascia a Cerra, Cerra finta un cross, poi preferisce andare in verticale su Augusto che per un attimo gli sfugge il pallone, viene recuperato da De Sensi. De Sensi, il colpo di tacco, vediamo, per il suo compagno Gigliotti, ancora De Sensi che lancia avanti, prova l'aggancio, c'era quasi riuscito Palmieri, un aggancio impossibile. La palla è recuperata dal professore Consoli che si invola, va a chiuderlo Paola in un modo falloso secondo l'arbitro. Calcio di punizione, 2-1 per gli azzurri. Calcio di punizione, l'arbitro ripete il fallo, lo fa battere nella posizione giusta, Gullo, motore del primo gol dei blu, attenzione, inciampa sul pallone, Pino
Felice dopo aver intercettato il passaggio, poi vede un fallo a terra di Pino Scalise da parte dell'arbitro che viene fischiato, ostruzione a terra di Pino. Del tempo Morello, la palla è respinta dai gialli, tutti a fare da muro al limite dell'area. Mazzocca si distrae col palla a piede, viene anticipato da De Sensi. Consoli è un avversario, poi prova il tiro, forse un braccio di Paola, ma era un braccio morto, era disteso lungo il fianco. Però l'arbitro, se lo vedeva, veramente fischiava, perché la palla era indirizzata verso la porta. Ancora Leone, Curcio, lo scambio con Scalesi, che allarga subito a destra per l'inserimento di Pileggi. Si sovrappone Augusto, attenzione a Pileggi che avanza, non c'è nessuno, c'è solo Curcio in mezzo, eccolo qua servito. Curcio prova ancora ad allargare per Guerrise, che sbaglia, ma poi recupera su Eusebio. Ancora Guerrise, Cerra, attenzione, si è girato, ha portato la spalle al gioco Guerrise, non lo so, forse aveva commesso fallo, se Eusebio ha lasciato proseguire il pallone. Morello indietro a Gigliotti, avanza Perri, Palmieri lo va a contrastare, Paola gli fa perdere il pallone, gli mette un po' di stress e manda la palla in fallo laterale. Palmiera, non c'era nessuno che lo seguiva. Palla a terra messa da Nicola Mazzocca. Augusto si sovrappone. Pino Scalise avanza, palla al piede. Pino Scalise per Cerra. Cerra tra i giocatori dei blu, sul limite dell'aria, preferisce il tiro, fermato al limite dai giocatori dei blu. Ancora Cerra, c'è il largo a destra. Augusto che viene servito involontariamente. Il traversone è ottimo di Augusto, un buon traversone, non c'era nessuno a deviarla, c'era Perri che bloccava in uscita, Domenico Perri. Consoli fermato da Paola con ottimo stile, può affondare Paola, vediamo che fa col palla al piede, verticale in aria per Curcio, attenzione, arriva Guerrisi che fa il tiro lontano dai pali di Perri, palla molto alta, si è fermata niente di meno sulle ringhiere dell'impianto sportivo qui di Lamezia Terme Scalo del Riga. De Sensi scarica su Palmieri, non è lo stesso gioco dei blu del primo tempo, li dopo fermi. Eusebio molto basso, forse il gol li ha un po' intimoriti. Palla è uscita, palla per i gialli sembra, l'arbitro non indica né a destra né a sinistra, vediamo che cosa, sì, dice che per i blu punizione, visto forse un calcio di Paola sull'avversario. Azione personale, stavolta non c'è il fischio dell'arbitro. Pino Scalise, scambio con Cerra. Di Nicola Mazzocca per Augusto che subito stava servendo di mano di defensa, ha fermato questa zona d'attacco dei gialli. Pino Scalise allarga a sinistra per Cerra, il traversone in aria, spazza di testa Allegro, recupera Vatalaro, lascia Morello, non c'è nessuno per gli azzurri, si distende a destra Consoli. Attenzione a Consoli, che bravo nelle volate. Consoli fa una finta, arriva proprio sul fondo, pochi metri dal portiere, mette dentro, la palla sfugge tra le gambe di Angotti, c'è Gullo in agguato. Gullo aspetta l'inserimento di Palmieri, niente, non si intendono. Ma lì bisogna puntare alla porta, io non penserei ai compagni, bisogna puntare alla porta. Ancora discutono Palmieri e Gullo, ti ho dato la palla in mezzo, hai voltato le spalle all'azione. Abbandona il rettangolo di gioco, Vatalaro contrasto, province Morello un po' fermi, squadra dei gialli in tre si difendono contro 5, attenzione non recupera nessuno, attenzione a Gullo
poi Vatanaro prova ad affondare, attenzione, rigore, atterrato Vatanaro da Paola, ma era defilato, poteva lasciarlo andare. Paola ci ha messo un piede per sgambettarlo, calcio di rigore. Rigore sulla palla, si porta Eusebio. Morello sul pallone. Vediamo, parte Palmieri, credo. Sì, sembra lui che parta. Parte Palmieri. Rete. 3-1, allungano ancora gli azzurri. Al 11° del secondo tempo, quindi 56° della ripresa. Vedo molta stanchezza in campo, ma ancora c'è da giocare. Gol di Palmieri su calcio di rigore. Allora, Pino Scalise. Ancora la reazione dei gialli, attenzione, Nicola Mazzocca anticipato da Mimmo Perri. Fallo laterale per i gialli, 3-1. Partita per il momento dominata come punteggio di gol dagli azzurri. Pino Scalise. In orizzontale per Pileggi. Ancora Pileggi. Per Deserio. Bercerra, chiedo scusa. Poi Guerrise, regolare, fino a cross, azione personale, palla sul fondo. Tre compagni ad aspettare la palla, Guerrise ha preferito l'azione personale, la palla si è persa sul fondo. Mimmo Perri batte subito per De Sensi. Devono stringere i denti, la squadra dei gialli, 3-1. Ci possono ancora provare per pareggiarla, ma sempre se un po' le gambe si muovono in campo, perché vedo molta stanchezza. Eusebio, Morello, attenzione a Consoli che trova un'ostruzione di, fa ostruzione Consoli su Grandinetti, mette fallo. Cerra, lancio profondità per Guerrise che viene anticipato, De Sensi poi anticipa Mazzocca con un ottimo stile, attenzione c'è un fallo, non interviene Vatanaro, in mezzo a due avversari Vatanaro riesce a servire a sinistra Eusebio, questo, da questo lato ancora Vatanaro, Vatanaro lo ricordiamo nella Nova Bella. Attenzione dall'intervento di Eusebio. Batte Paola per Pino Scalise. Partita difficile per i gialli. 3-1. Pileggi si sgancia a destra. Nicola Mazzocca. Non trova nessuno. Cerra un po' arretrato. Adesso l'esterno di Consoli per Gullo, alza la bandiera al guardaline, eravamo sul limite. Pileggi. Scambio di Augusto per Cerra, Nicola Mazzocca, chiedo scusa, ha chiesto lo scambio con Cerra.
poi Guerrisi in mezzo, la palla allontanata, recupera Consoli, scende a destra Eusebio, poi Eusebio azione personale, la palla in campo ma gli sfugge dal controllo solamente di una trattenuta sulla maglietta Eusebio, diciamo che si è allungato troppo il pallone, eravamo proprio sul limite del rettangolo di gioco. Palla per Pietro Grandinetti, ex dipendente dell'Enel, anche lui in pensione credo, non vuole andare. Larga a destra adesso Pileggi per Augusto. Augusto mette dentro, attenzione, c'è una palla a campanile alzata, Perri la allontana, la può bloccare con le mani, un passaggio arretrato. Pietro Grandinetti. Pileggi, attenzione, uomo alle spalle, gli chiedono i compagni, c'è da Gullo. Ancora Pileggi. Pietro Grandinetti. Pietro Grandinetti, palla passa, Guerrise, prova uno scambio, palla alta per Cerra, poi recupera Augusto per Leone. Leone con un po' di fatica riesce a fare sponda a Pileggi. Pino Scalise per Cerra. Attenzione, il lancio, l'aggancio di... sembra De Serio, la parata a terra di Mimmo Perri, la riprende Guerrise e realizza. È stata avuta un'azione gol importante De Serio, ma è stato bravo Perri a respingere e a accorciare ancora le distanze, la quella dei gialli. 3-2 Guerrise, secondo gol. Al 17° del secondo tempo. Chiamano a Curcio per entrare in campo. Esce Cerra, uno dei migliori dei gialli. Entra in campo Curcio. Quindi mancherà uno a centrocampo, forse sposteranno un po' Scalise in avanti, gialli, perché Cerra era uno che un po' dava i tempi al gioco dei gialli. Vediamo un po', Paola, Pino Scalise, dentro per De Serio. De Serio, attenzione, allarga per Guerrise che controlla un po' di fatica, si deve girare, Guerrise. Prova a tagliare dentro, ha sbagliato il passaggio per De Serio. Eusebio, un controllo difettoso, cade a terra da solo. Consoli. Per... Gullo che perde il pallone. Paola, non si allargano i giocatori gialli, sono tutti in un fazzoletto lì sulla mediana, sbaglia l'appoggio Leone, interviene De Sensi che è bravo negli anticipi. De Sensi per Consoli, azione regolare, Consoli, palla in mezzo, non si intende con Gullo che va a tagliare verso di lui piuttosto che stare largo sotto porta. Sempre 3-2, c'è una lieve, leggera rimonta, una timida rimonta dei gialli, vediamo un po'. Sulla destra scatta Augusto. Augusto, attenzione, la palla in profondità per Mazzocca, anticipato da Allegro. Patalaro, passa il pallone per Consoli, attenzione, va a chiudere Leone. Si complica un po' le cose, ma la palla riesce a tenerla in campo. Pileggi attaccato da Gullo, perde la palla Pileggi, ma c'è subito Leone, ancora il pressing di Gullo, lascia la palla in fallo laterale Leone per poter recuperare, la batte coi piedi, fallo laterale, tutto regolare, dice l'arbitro. Pino Scalise, la ricerca del pari, la squadra dei gialli, 3-2.
avanza Pino Scalise per Guerrise, che vince un contrasto un po' in modo fortunato. De Serio, palla di ritorno, Guerrise, attenzione, palla in diagonale fuori, sbaglia un'azione gol la squadra dei gialli, vicino al 3-3 la squadra dei gialli al 20esimo. Al 65esimo, ancora mancano 20 minuti alla fine di questa partita. Perri, Morello, Eusebio lascia a Gullo, Gullo l'esterno, attenzione, un ottimo diagonale, forse fermato con una spallata da Leone, ci sembra a terra Consoli, no, non è Consoli, è Gullo. Si rialza Batalaro, mi sembra Batalaro, non Gullo. Forse Leone è andato a ostacolarlo. Calcio di punizione dai 30 metri per i blu. Attenzione, parte il sinistro di De Sensi, da dimenticare questa conclusione. Paola per il portiere Angotti, attenzione, rimessa, sì, battuta la rimessa, avanza Scalise, lascia a Curcio, Curcio cerchio di centrocampo per Pileggi, allunga per Augusto, si deve involare sulla fascia qualcuno, lo fa Pileggi, rincorso da De Sensi, la palla arriva a Nicola Mazzocca, perde l'attimo per il controllo, poi Perri salta Mazzocca con un dribbling, rischiano poi i blu in questa situazione, ma la palla esce dall'area di rigore, catturata subito da Augusto, spinge ancora la squadra dei gialli. Augusto lascia a Pileggi, che non segue l'azione, non segue l'azione Pileggi, non corre, questo è un problema fisico sicuramente. La palla è ancora in campo, se ne va Consoli, attenzione, Consoli da solo in area di rigore, Consoli lo va a prendere Leone, sicuramente farà andare il pallone fuori, ma si gira Leone con un ottimo tempo e tiene la palla in campo. Leone serve Paola, brava a conquistare il fondo Consoli, ma poi lascia un po' a desiderare la conclusione dell'azione. Allora Curcio, poi Augusto, ma De Serio scivola sul pallone, vedo un fallo di mano, l'arbitro nella caduta, punizione per i blu, battuta da Gigliotti, palla arriva ad Eusebio, Eusebio si gira, sbaglia tutto Eusebio, non lo segue Morello, aspetta la palla dietro, che lui pensava che magari andasse sull'esterno. Morello, Pino Scalise, vede alto lo sguardo verso Guerrise che passa il pallone, attenzione, azione pericolosa di Guerrise, tira in porta, respinge Perri, ancora Guerrise che cade a terra, c'era De Serio vicino, errore grossolano di Guerrise, poi egoista, ha provato la seconda conclusione quando c'era De Serio solo davanti alla porta e poi ha recuperato un rimbalzo. Ecco, Grandinetti commette un fallo con il fallo di mano, attenzione, palla dentro, fuori gioco, sì, fuori gioco di Gullo, era davanti all'avversario prima del passaggio. Gullo protesta, ma era in fuori gioco di un metro e mezzo e oltre. Cerra rientrato in campo, Scalise, vediamo in questi ultimi 20 minuti se riusciranno ad arrivare al 3-3. Attenzione che Gullo è ancora in fuorigioco, stavolta no, deve rincorrere il pallone, vediamo, sì, con uno scatto lo tiene in campo
Gullo sull'esterno, mette dentro, sbaglia l'assist, attenzione Angotti, si complica le cose, la palla è ancora lì e poi con tipo sulla spiaggia fa questo tuffo per tenere la palla in campo, pericolo davvero passato per i gialli per una sbaglione di Angotti. Vediamo Cerra, verticale, versa Mazzocca, c'è il fuorigioco di Guerrisi. Avanzano i blu sul 3-2, avanza De Sensi, la palla arriva a Badalaro, si è ripreso dalla caduta precedente. C'è Curcio, ferma il gioco, viene spinto, è stato colpito da un calcio involontariamente, l'arbitro ferma il gioco, Pilecci. Provano i gialli, molta stanchezza, molta lentezza a portarsi in avanti. La palla arriva a Cerra che scambia bene con Pilecci. Poi c'è la respinta di Gigliotti, la palla è ancora in campo. Si proietta in avanti Consoli, la palla a piede di De Sensi, attenzione, scende molto Paola per tenere in gioco, sbagliando l'avversario, deve andare incontro alla palla. Consoli si alza il pallone per il tiro al volo, la palla sfiora l'incrocio dei pali. Pino Scalise, verticale, verso Guerrisi, la palla non passa, c'è Caligiuri che respinge, la recupera De Serio, non ci arriva, c'è Badalaro, fuori gioco di Gullo. Eccolo qua Gullo. Avanza Pileggi per Cerra, attenzione lo scambio di Curcio, trova Mazzocca un po' in ritardo, c'è il calcio d'angolo, si affaccia ancora in avanti la quella dei gialli alla ricerca del pareggio, parziali 2-0, 2-1, 3-1, 3-2. Mazzocca, traversone verso Scalise che gira a campanile, un colpo di testa, facile preda di Mimmo Perri che poi rilancia verso Gullo, cerca di fermare il pallone Augusto con un ottimo tempo, un po' a fatica ma riesce a controllare e a servire il Perri su questo, a Scalise su questo rinvio del portiere, la palla a destra, azione regolare per, si sembra, Curcio, il traversone, attenzione, la palla sotto porta e Cerra che non l'ha controllata, ha fatto un ottimo cross Nicola Mazzocca. Leone, colpo di testa, non c'è mani, vedono mani per un po' confondere l'arbitro, Pileggi si scontra con l'avversario, la palla passa, recupera Mazzocca, Mazzocca un ottimo traversone, Gigliotti allontana, trova Morello, l'arbitro fischia, un fallo su Gigliotti. Siamo alla mezz'ora del secondo tempo, 75esimo, sempre 3-2 per i blu sui gialli. L'arbitro involontariamente ferma un passaggio di Scalise, la recupera ancora Scalise per Guerrisi. Guerrisi prova lo scambio con Cerra, attenzione, azione gol dei gialli. Guerrisi calcia sul portiere, su Mimmo Perri. Aspettava la palla Cerra lì a due passi per insaccarla. Ma lì l'attaccante punta sempre alla porta, quindi decide in un attimo se tirare in porta o fare un assist. La porta era proprio a un metro. Tiro fiacco di Guerrisi sulle gambe di Mimmo Perri. Avanza Perri. Perri, Morello, cerca di saltare Paola. Eusebio, attenzione. Eusebio tiene il pallone ancora tra i piedi perché il compagno è in fuorigioco. Eusebio controllato da Paola, se ne va Eusebio.
chiude adesso Leone e riesce con questo verticale a saltare Eusebio e a servire Pino Scalise. 75esimo in questo momento, 3-2 per i gialli, ci sono due palloni in campo. Avanza Morello, Consoli, attenzione, palla sulla sinistra, non scatta Vadalaro, Consoli. La palla arriva a De Serio. Scalise. Guerrise, si allunga il pallone. De Serio aggancia un passaggio dalle retrovie. De Serio scarica a destra per Curcio, ma c'è De Sensi che fa ottima guardia. Porta avanti la palla per i blu. Consoli. La palla adesso a Morello. Morello per Perri. De Sensi se ne va a sinistra, De Sensi lo va a prendere De Serio. De Sensi trova Gullo, c'è Paola che lo contrasta, attenzione, la palla ancora lì, Leone fa una finta, esce con la palla al piede, fa un'altra finta. Palla Scalise, con personalità Leone è uscito stavolta con molta personalità dall'area di rigore. Attenzione Curcio, fatica a tenere una palla in campo, la recupera. Ancora Curcio per De Serio. De Serio scarica il pallone in mezzo per trovare Mazzocca, ma sbaglia, la recupera Pino Scalise. Vediamo un po', 3-2. Attenzione a Pino Scalise, ottimo dribbling dal limite, tiro fiacco, para Perri. 3-2 sempre per i gialli. Palla a Morello, davanti a sé una prateria. Bisogna vedere la forza atletica, se c'è. Si ferma, vedete Morello. Che fa? Si siede sul pallone? Perché? Si è seduto sul pallone, l'arbitro fischia perché è un gioco ostruzionistico sul pallone, sì. La palla non può essere fermata dal corpo in questo modo, calcio di punizione. Volontario gioco ostruzionistico. Vediamo un po', attenzione, Cerra, il destro, sorvola la traversa. Su un po' stizzito se ne va in panchina Gullo, forse per il comportamento del suo compagno poco fa di sedersi sul pallone. L'arbitro gli ha fischiato la punizione contro per il gioco ostruzionistico. Morello. Cala un po' l'ombra sul prato verde artificiale del Riga di Lamezia Terme Scalo. Pino Scalise, Guerrise, attenzione, riesce a servire Pietro Grandinetti. Pietro Grandinetti mette a rimorchio per Pino Scalise che prova questo sinistro dove si tuffa Perri e blocca. Non era tanto violento il tiro da impensierire Mimmo Perri. Si sgancia Paola, Morello per agganciare il pallone, si deve difendere dal pressing, scarica su Perri, poi Eusebio sulla destra, poi la palla di Gullo per Consoli che è in fuorigioco. Siamo al 79esimo del secondo tempo, mancano 10 minuti alla fine di questa partita, 3-2 per i blu sui gialli. Gol di Gullo. Poi c'è stato il raddoppio dei blu, attenzione, palla verso Grandinetti in aria, ma è troppo forte questo diagonale di Guerrise. Il 2-0 ci sembra di Guerrise, se non mi sbaglio il raddoppio, poi il 2-1 di Guerrise per i gialli che poi cambiato squadra. Queste vecchie glorie. Caligiuri sulla sinistra,
attenzione Grandinetti, Grandinetti lascia a De Serio, Pino Scalise, Pileggi, no, sbaglia tutto Pileggi, un facile passaggio per De Serio, si perdono attimi importanti, poi sbaglia l'appoggio Consoli e approfitta Paola, lascia Scalise, Scalise per De Serio, attenzione, azione gol per i gialli, Augusto recupera un passaggio in area di rigore, attenzione Pileggi ancora, Pileggi per De Serio che alza il pallone, la palla ancora lì, Grandinetti, Scalise, niente, non passa, c'è Cigliotti che ferma questa azione dei gialli. Consoli allarga per Gullo, il portiere fuori dai pali, attenzione, ancora Gullo, penetra in area di rigore e poi si lascia cadere, calcio d'angolo credo, l'arbitro si indica il calcio d'angolo. Resta a terra Gullo, dolorante. Palla battuta sul calcio d'angolo da Consoli, De Sensi, poi c'è l'intervento di Leone, attenzione, spinge un po' Morello su Augusto, ma Augusto tiene la palla ancora tra i piedi ed esce dall'area di rigore. Augusto, niente, sbaglia anche lui l'assist per Mazzocca, Mazzocca andava a destra, la palla a sinistra, c'era pure Grandinetti, un po' molto fermo. Cerra, recupera il pallone Cerra. Augusto. Augusto, Pileggi sulla destra, aspetta la palla Curcio, eccolo qua Curcio, passaggio verso il centro dell'area, c'è Grandinetti, Pietro Grandinetti cerca di allargare, c'è De Sensi che le spinge, Pino Scalise, Pino Scalise appoggia molto bene in diagonale per Cerra che si libera di una marcatura, Cerra, Cerra ancora ostacolato, Cerra, ottimo dribbling di Cerra, scambia con Grandinetti, ancora sponda per Nicola Mazzocca, il destro di Mazzocca, gol! Il gol di Mazzocca, 3-3, grande gol di Mazzocca. Il 3-3 arriva al pareggio, la quella dei gialli, è stata un'azione impostata da Pino Scalise. Poi Cerra ha fatto una gran cosa, un gran dribbling al limite dell'area, poi la sponda ancora verso Mazzocca e il diagonale che ha fulminato Mimmo Perri. Eccolo qua, Mimmo Perri, ex portiere della Vigor, vigile urbano di Lamezia, poi è stato, se n'è andato in un altro lavoro, sempre nella provincia. Grande amico, lui è nato a cinque fronti, Mimmo Perri. Attenzione, un tiro di Gullo dalla distanza, il portiere Angotti era sul limite dell'area, lo blocca con i piedi, attenzione Consoli, non va incontro alla palla, vediamo Consoli, fuori, incredibile, porta spalancata, Consoli ha provato il tiro dalla distanza, porta vuota, scavalcare Angotti, la palla è uscita di pochissimo. Siamo quasi all'84esimo e mezzo, 85esimo che scatta in questo momento, 3-3, partita rimontata dai gialli sui blu, De Sensi ferma questo passaggio, proprio la squadra dei blu che è calata fisicamente nel secondo tempo, nel primo tempo ci ha fatto vedere buone cose, le sgroppate di Eusebio sulla fascia non si sono più viste. Altri giocatori importanti, poi vediamo Consoli, sponda per Eusebio, Batalaro, Batalaro allarga, attenzione palla recuperata da Augusto, poi Curcio prova adesso a cambiare rotta, la squadra dei gialli magari vuole la vittoria, 3-3,
parziali 1-0, 2-0, 2-1, 3-1, 3-2, 3-3. Pino Scalise in mezzo, trova Curcio che fa una finta, avanza ancora Curcio, allarga per Pileggi, pronto al cross, c'è sulla destra Augusto, azione regolare sembra, sì, la palla arriva per Deserio, non riesce a recuperare, attenzione Pileggi, rompe in aria, allontana Vadalaro, ci sembra, poi il tiro al volo di Cerra, fuori. Mancano 4 minuti alla fine della partita, 3-3, perfetto equilibrio adesso. Morello, Perri, Perri per Morello, Eusebio sbatte la palla addosso a Morello, passaggio preciso di Eusebio, è stato un assist infelice, attenzione, sbuca Mazzocca, ma c'è in area di rigore, c'è Perri che esce e blocca, Eusebio un po' è stato impreciso su questo passaggio per Batalaro, ancora Morello, attenzione Consoli, azione personale di Consoli, mi era sfuggito un attimo il cognome. Consoli tutto da solo, la palla è sfiorato il palo, gioca da solo Consoli, visto che la squadra è molto indietro. L'arbitro fischia, la rimessa dal fondo deve uscire dall'area di rigore. Mancano 3 minuti alla fine del primo della partita. Sentiamo elicotteri aerei alle spalle, abbiamo l'aeroporto a mezzo chilometro. L'arbitro la chiude con 3 minuti di anticipo. All'87esimo chiude l'arbitro la partita 3-3. È stata una partita un pomeriggio di sport tra le vecchie glorie e la Metine, qui al Riga di Lamese Terme Scalo, ex Santa Eufemia. Grande fair play in campo. Tutti salutano l'arbitro e io da questa postazione vi saluto e riascoltarci alle prossime partite su invito del signor Mazzocca. Vecchie glorie, gialli 3, Paola che ci saluta, squadra blu 3 e finisce qua la partita del sabato 22 giugno. A voi tutti la buonasera.